Bentrovati all'ascolto, io sono Alessia Ricci della redazione locale e questa è una nuova puntata di 5 minuti con la BCC in collaborazione con la banca di credito cooperativo Felsinea. Oggi parliamo con Umberto Neri dell'ufficio consulenza BCC. Umberto, ciao, bentrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Direi oggi di fare il punto sui mercati finanziari in questo inizio anno. Possiamo fare, cosa ne dici, un bilancio dell'anno appena passato? Com'è stato il 2023? Per i mercati e quello che ci interessa a noi ascoltatori, per i nostri risparmi, insomma. Ma il 2023 è stato un anno estremamente positivo per i mercati finanziari, con un azionario in grande spolvero e un obbligazionario che ha recuperato buona parte delle perdite del 2022. A guidare le sorti del mercato sono state le attese delle future mosse delle principali banche centrali e le stime dell'effetto di un deciso taglio sulla crescita economica. Gran parte del movimento, però, sia della parte azionaria che della parte obbligazionaria, è avvenuto nei mesi di novembre e di dicembre, con le principali borse mondiali che hanno chiuso sui massimi, realizzando performance anche superiori a un 20% e rendimenti delle obbligazioni in genere in forte restringimento. In particolare, a mettere il turbo ai listini sono stati i primi segnali di decelerazione del mercato del lavoro americano. Un ulteriore slancio è stato dato alla componente obbligazionaria, sono state le parole degli esponenti delle banche centrali che hanno aperto un possibile taglio dei tassi nel corso del 2024. In special modo le parole più accomodanti, come al solito, sono arrivate dal governatore della Fed, Powell, che ha segnalato la probabilità di tre tagli durante il 2024. Da evidenziare anche nel campo obbligazionario, ottima performance dei titoli italiani, senza dimenticare però che sono proprio quelli che nel 2022 avevano perso per il decennale oltre il 25%, titoli che nella scadenza decennale hanno registrato un restringimento dello spread rispetto al Bund intorno ai 160 punti, in costante diminuzione dai massimi di oltre 200 punti che avevamo visto a fine ottobre. Anche i mercati azionari sono stati, possiamo dire, quindi protagonisti dell'anno appena concluso? Ma sì, assolutamente sì, hanno archiviato un anno molto positivo. L'indice europeo Stoxx 600 è in crescita di oltre il 10%. Tra i listini europei sicuramente si è contraddistinto il nostro FTSE MIB, che ha passato il 25% di crescita, ha superato la soglia psicologica dei 30.000 punti, tra l'altro livello che non vedevamo dal 2008. Anche qui abbiamo visto un mercato a due facce. Se nella prima parte dell'anno i titoli del vecchio continente hanno sovraperformato i rivali americani, la situazione si è poi invertita nel secondo semestre. L'indice Standard & Poor's 500 è aumentato di quasi il 25% e il Nasdaq ha passato un più 40%. Da segnalare che oltreoceano il traino delle cosiddette mega caps, i magnifici 7, Apple, Microsoft, Amazon, 7 titoli che da soli hanno spiegato quasi la totalità della performance e rappresentano oltre il 30% dell'indice, quindi una cosa un po' particolare. Ma venendo a questo 2024, va bene che è appena iniziato, però come è iniziato? Ma il rally pare essersi un attimo interrotto, stiamo vedendo alcune prese di beneficio un po' su tutte le asset class, è normale. Il mercato forse aveva prestato uno scenario troppo ottimistico con politiche eccessivamente accomodanti, stiamo ripulendo un po' gli eccessi. Le stesse BCE e Fed hanno raffreddato un po' le aspettative assumendo un atteggiamento attendista riguardo al primo taglio dei tassi. In tale contesto il rendimento del Treasury è tornato in area 4,15 e in Europa il Bund e il BTP trattano rispettivamente al 2,35 e intorno al 3,90. A livello globale da segnalare ancora la debolezza della Cina, dove un PIL deludente sotto c'è le attese, i consumi ancora deboli e una pesante crisi del settore immobiliare hanno sempre più allontanato gli investitori. Mercati azionari della Cina sono già in fondo alla classifica anche in questo inizio d'anno, con l'indice principale che perde oltre il 45% dai massimi del 2021. Segnaliamo, non possiamo non ricordare le tensioni geopolitiche, dalla dimenticata guerra in Ucraina alle tensioni crescenti in Medio Oriente.
con la guerra che si allarga nel Mar Rosso e i continui attacchi alle navi in transito. Ricordiamo che per il canale di Suez transita il 12% del commercio mondiale, un rischio tangibile che potrebbe condizionare le previsioni per il 2024. Inoltre il 2024 sarà un anno importante per i passaggi elettorali, un po' in tutto il pianeta. Sicuramente appuntamento fondamentale saranno le elezioni americane del novembre. Ma come hanno reagito i risparmiatori a questi cambiamenti improvvisi? Cioè, non c'è stato il rischio di farsi prendere un po' dalla emotività e quindi spaventarsi? E poi magari qualcuno che cosa ha fatto? Ha cercato, ecco, di vendere anche, no? Perdendo il recupero straordinario dei mercati. Cosa ci dici, Umberto, su questo? No, assolutamente sì, nel senso che le perdite del 2022 hanno inciso sulla nostra, come dire, capacità di tenuta. E l'anno appena trascorso ci ha insegnato, ci ha evidenziato ancora una volta l'importanza della costruzione strategica del portafoglio, l'importanza della diversificazione e anche di essere seguiti da un consulente preparato che sia in grado di guidarci e di consigliarci in modo tale da passare indenni anche tutte le tempeste. Chi nell'anno passato ha guardato solamente alla performance e si è fatto guidare dalla pancia, potrebbe avere quindi venduto strumenti finanziari proprio nel momento in cui è partito il rally, perdendo quindi l'ennesima opportunità. Ricordiamoci anche che le difficoltà non sono finite qui, la volatilità sul mercato tornerà. Dobbiamo farci trovare pronti ed avere portafogli ben diversificati e soprattutto di qualità, sia nella parte obbligazionaria che in quella azionaria. Grazie Umberto per il tuo punto sui mercati finanziari di quest'oggi. Un buon lavoro e un saluto. Alla prossima. Grazie. Sì, grazie a tutti. Era Umberto Neri di BCC Felsinea. Con questo è tutto. Grazie per l'ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana.